Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, video di oggi in questa Milano ancora uggiosa, sono 4-5 giorni che piove, pioverà ancora tutta la settimana dalle previsioni del tempo, che due maroni, va bene, si pulirà l'aria dallo smog che ci vuole, per carità, però dopo un po' rompe anche le palline, per parlare di questo Inter-Atalanta, perché è già vigilia ragazzi, è già vigilia di questo asterisco, che io non chiamo asterisco quest'anno ma chiamo bonus. Quest'anno siamo stati bravi e questo asterisco l'abbiamo fatto diventare un bonus, e parleremo della formazione e del fatto che ne abbiamo parlato anche prima di Lecce Inter senza capirci un cazzo, almeno io, ma anche molti di voi, avendo visto i commenti che avevate fatto. Parleremo un pochettino di questa formazione e di cosa metterei in campo io. Stasera vi ricordo che alle 20:30 sarò su Top Calcio 7 Gold. Sapete che 7 Gold e Top Calcio si sono uniti in un'unica emittente, quindi se vi va alle 20:30 sono lì. Ne approfitto anche per rispondere alla domanda di alcune persone che mi hanno scritto su Instagram. Luca, ma registrarsi a socios.com è gratis? È affidabile? Allora, la registrazione a socios.com è completamente gratuita. È affidabile? Socios.com è partner ufficiale dell'Inter. Quindi io penso che già questo basti a garantirvi la massima affidabilità. Cosa si può ottenere registrandosi gratuitamente nel link che vi lascio qui degli amici di socios.com? Esperienze esclusive allo stadio, ovvero andare a vedere l'Inter nei posti più fighi, poter vedere il riscaldamento dell'Inter da bordo campo, ottenere maglie ufficiali autografate, tutto questo registrandovi gratis a socios.com. Quindi è gratis la registrazione, sì, sono affidabili, sono partner dell'Inter, quindi vedete voi. Con questa splendida tuta, con questa splendida felpa, che in tantissimi ogni volta che la indosso mi dicono: Luca, ma dove l'hai presa? Dove non l'hai presa? Allora, questa l'ho comprata dagli amici dell'Inter Club Pesaro, grandissimo club, uno dei club number one in Italia. Li saluto perché sono veramente bravi, bravi, bravi. L'ho comprata ormai 2-3 anni fa da loro, non so se la fanno ancora, non so se è ancora in vendita, non credo, ma nel caso vi piacesse provate a contattarli su Instagram, magari c'è ancora, perché è veramente bella, questa è proprio veramente bella. Parliamo di Inter-Atalanta. Allora, prima di Lecce-Inter ho fatto il video dove ho detto, però c'ho Audero, insomma la febbre, ma boh, Audero, Bastoni sta giù perché è ammonito, quindi c'è il rischio di fida. Carlos Augusto, De Vrij, per carità, De Vrij sta giocando bene, titolare Acerbi, però metti De Vrij, gioco forza perché Acerbi non sta bene. Bissek, ho capito, almeno Pavard mettilo, cosa facciamo, 4 su 4 difesa rivoluzionata? Inzaghi ha fatto 4 su 4 difesa rivoluzionata, clean sheet, abbiamo vinto 4-0, quindi i nostri discorsi sono sempre fuffa. Nel senso che l'allenatore che vede i giocatori tutti i giorni ha il polso della situazione meglio di chiunque altro, meglio di chiunque altro. Adesso però abbiamo davanti l'Atalanta, che è una squadra in palla, una squadra in forma, sta andando bene, anche se domenica ha fatto fatica contro il Milan, però ha strappato un pareggio, è uscita imbattuta di nuovo da San Siro dopo aver buttato fuori il Milan a San Siro in Coppa Italia, è uscita imbattuta anche in campionato, ha sofferto molto, sicuramente meritava di vincere il Milan, però già il fatto che giocava sempre a San Siro col Milan. Quindi l'Atalanta è una squadra ostica e rognosa. Come l'affronterei io? Allora, vabbè, torna Sommer e quindi Sommer in porta, ce lo mettiamo. A sinistra questa volta bastoncino Findus, ce lo metterei, assolutamente. In mezzo De Vrij, perché Acerbi ancora non è pronto ed è giusto che rientri con calma, anche perché comunque De Vrij non l'ha fatto rimpiangere nelle ultime partite. E a destra io metterei il Pavardo, quindi andrei con la difesa titolare Sommer, Pavard, De Vrij e Bastoni. Poi
A sinistra Di Marco non me lo toglie nessuno, Di Marchino a sinistra glielo metto, poi Çalhanoğlu ha un problema, da quello che ho letto salterà anche l'Atalanta, quindi conferma di Aslani, con Barella e Mkhitaryan, anche se Mkhitaryan secondo me se la meriterebbe una giornatina di riposo, ma vedo che comunque anche questo è un giocatore alla quale fa molta fatica Inzaghi a rinunciare, come dargli torto, comunque ragazzi, Mkhitaryan è fortissimo ed è sempre una certezza, e a destra farei tornare Darmian, quindi la mia linea a 5 di centrocampo per l'Atalanta è Di Marco, Mkhitaryan, Aslani, Barella, Darmian. Davanti, certezza, Lautaro Martinez. E qui c'ho un dubbio. C'ho un dubbio perché comunque Sanchez ha dato delle belle risposte a Lecce. Ha dato una bella risposta a Lecce. Poi Arnautovic è un pochino più riposato perché a Lecce è entrato solo negli ultimi minuti. È chiaro che tanto avendo adesso 3 punte contate con l'indisponibilità di Thuram, se parte uno poi nel secondo tempo entra l'altro. Non è che farei partire, diciamo così, farei partire Arnautovic, ma solo perché è un po' più riposato. Anche se comunque Sanchez non è che viene da un periodo che giocava chissà quanto. Anche Sanchez adesso non è che perché ha giocato una partita non può giocarne un'altra dopo 3 giorni, però farei partire Lautaro Arnautovic con Sanchez che mi entra nel secondo tempo. A proposito di punte, ieri alla Bobo TV Channel, parlando con Vieri, abbiamo un attimo rimembrato i suoi tempi quando c'erano all'Inter Vieri, Crespo, Adriano, Recoba e Zamorano. E le partite erano di meno, perché le partite, la Champions aveva meno partite, si giocavano meno partite durante l'anno, però l'Inter aveva sempre, sempre 5 punte. E che punte? Perché Vieri, Crespo, Zamorano, Recoba e l'altro chi era? Adriano? Cioè, stiamo parlando di 5 punte top, non è che c'è il ragazzino, quello che lo tieni lì, e gli dici, guarda, ti alleni con noi perché cresci in allenamento con noi e non gioca mai. Stiamo parlando di 5 punte top. Nell'era moderna, l'Inter ha sempre 4 punte. Ma non solo l'Inter, eh? L'Inter, anche il Milan, per dire, non è che le punte abbondano nel Milan. È anche vero che si possono poi aggiungere centrocampisti che possono quasi fungere da punte. Non so, Frattesi, Mkhitaryan, Mitch Buchanan. Sono giocatori che in emergenza puoi anche spostarli più avanti, però rimembravamo questi tempi e mi fa specie ripensare quando all'epoca che si giocavano meno partite, l'Inter aveva sempre 5 punte pesanti di caratura e adesso ne ha sempre 4. Infatti ti basta un infortunio di Thuram che sei già lì contato, che giocherà con l'Atalanta Lautaro e poi fai il turnover, fai partire uno fra Arnautovic e Sanchez, e nel secondo tempo lo cambi con quello che sta in panchina. Ma Dio grazie che per il momento c'è solo Thuram che ha qualche problemino, e non è niente di grave, perché altrimenti sarebbero veramente cavoli amari. Sarebbero. Quindi questa è la mia formazione: Sommer, Bastoni, De Vrij, Pavard, Di Marco, Mkhitaryan, Aslani, Barella, Darmian, Lautaro Arnautovic. Scrivetemi qua sotto nei commenti voi come la mettereste in campo, che tipo di formazione fareste, ok? Mi raccomando, stasera se vi va alle 20:30 sono su Top Calcio, iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic, e poi, come vi dico sempre, cosa? Fate? È quel cazzo che vi pare. Ciao!